penso che Alfano non sia stato in grado di gestire bene le nostre cose in Sicilia, lo dimostra il fatto che abbiamo perso il sindaco della sua città, Agrigento, che abbiamo perso le elezioni regionali pur avendo avuto nello Musumeci il 25% dei voti e Gianfranco Miccichè il 15% dei voti. Se non si fossero divisi avremmo vinto la regione, e aver perso in modo catastrofico le amministrative, il sindaco di Ragusa del PD, il sindaco di Enna e dei Grillini, il sindaco di Catania, l'uscente nostro, non è stato rieletto ed è stato eletto una persona di assai dubbi credenziali come Enzo Bianco. A Messina addirittura ha vinto uno della lista No Ponte, certo. Si è presentato scalzo all'insediamento. È stato proprio un capolavoro quello di Alfano nella gestione. Alfano è un perdente di successo? I perdenti di successo non sono quelli che sanno perdere molto, sono quelli che sanno perdere bene. Senta professore, un'ultima domanda, ma la svolta liberale di cui si parlava prima, in questo paese la si è vista per esempio nel settore della telefonia mobile, no? Ma ci sono molti altri settori in cui continua a prevalere il corporativismo. Non c'è alcun dubbio, guardi, la crisi in atto purtroppo ha resuscitato ideologie che credevamo oramai consegnate al passato. Nel 1883 morì Carlo Marx e nacquero Keynes e Mussolini. È stato resuscitato il corporativismo fascista di Mussolini, il keynesianismo, e vedrà che prima o poi c'è il rischio che venga resuscitato persino Carlo Marx. Però a questo punto, scusi, ma Obama negli Stati Uniti Keynes lo ha riabilitato? No, Obama non ha riabilitato Keynes. Obama non è soltanto keynesiano, Obama è socialista, ed è socialista di sinistra. Quando era giovane lui ha militato con gruppi legati alle Pantere Nere. Il sindaco di New York sarà magari di origine italiana, ma è paragonabile come posizioni politiche a Vendola. Senta, però Obama è dovuto intervenire a seguito del fatto che l'idea del capitalismo in America a un certo punto è sembrata fallire nel 2008. Cioè la finanziarizzazione del mondo dell'economia ha prodotto degli effetti che hanno indotto il ritorno al welfare state, o no? Se lei mi permette di darle una risposta breve, invece meriterebbe una risposta molto lunga. La crisi del 2007-2008 è stata il risultato di politiche sbagliate, non del capitalismo che non funziona o dell'avidità dei banchieri. Quello che è successo è che le politiche di Clinton prima e di Obama poi come senatore hanno dato vita alla bolla immobiliare, perché Clinton ha esentato incrementi di valore immobiliare fino a mezzo milione di dollari di qualsiasi imposta, così facendo ha reso più attraente l'investimento in casa. Obama da senatore ha chiesto e ottenuto che questi due carrozzoni parastatali, Fannie Mae e Freddie Mac, elargissero credito anche a quelli che non erano degni di credito, e quindi quello che è successo è che il prezzo delle case ha preso ad aumentare perché tutti compravano casa. Fintanto che il tasso di interesse era basso, i prezzi delle case aumentavano, tutti erano felici, ma non appena il tasso di interesse ha preso ad aumentare, il prezzo delle case a diminuire, i creditori subprime non potevano far fronte al mutuo che dovevano pagare, quindi non pagavano, e ci sono stati fallimenti a catena nel mondo dell'immobiliare. Quindi secondo lei non c'è una responsabilità del mondo liberale, dei liberisti o del liberismo in America e quindi poi anche in Europa? No, vede, noi dobbiamo riflettere su un fatto. I 30 anni che vanno dal 1980 al 2010 sono stati di gran lunga i più ricchi, i più dinamici, i più creativi nell'intera storia millenaria dell'umanità. Sa perché? Perché nel 1979 nell'Inghilterra, che sembrava il malato d'Europa, è stata eletta Margaret Thatcher, e nel 1980 l'America, che era in ginocchio per le politiche di Carter, ha avuto come presidente Ronald Reagan. Thatcher e la Reagan hanno inaugurato politiche che hanno portato a un trentennio di prosperità, libertà e benessere in tutto il mondo. I poveri sono diventati meno poveri, i ricchi sono diventati più ricchi, e l'aumento enorme di scoperte, di nuove invenzioni che c'è stato sono conseguenza del maggior clima di libertà economica. Nel 79 non esisteva il fax, esistevano le fotocopiatrici ed erano rarissime e molto care, non esisteva il telefono cellulare.
le 3W non significavano niente, non c'era il personal computer. Progressi nella scienza, nella durata della vita, nelle scoperte tecnologiche che ci sono avuti in questo trentennio, non si sono avuti nell'intera storia dell'umanità. Quindi più mercato, meno Stato. Più libertà alle persone e meno libertà ai politici di infilare le loro mani nelle nostre tasche. Grazie. Grazie.